Radio, raccontiamoci, e siamo in diretta con noi Paolo Goglio. Qui vediamo il tuo campione. Ciao Paolino, come va? Ciao Roberto, ciao, saluto subito tutte le amiche e tutti gli amici di Radio Raccontiamoci. Non è un camper, non è un camperino, non è un camper, È la Gianna. è una camperina, È una quindi non campagna. Ma qui è, confondiamo. allora, lo confondiamo. Allora, come si fa? Partiamo da questa cosa curiosa, scusami. Il camper in genere è un camper, è maschio, perché invece il Ah, tuo è femmina e si chiama Gianna. Spiegaci un po' come mai questa cosa. Beh, allora, innanzitutto si chiama Gianna in memoria dei miei genitori. Gianni e Benissimo. Anna è la fusione Gianna. congiunta dei loro nomi in un unico nome. Poi loro erano dei grandi viaggiatori e quindi vabbè, insomma, mi piace proprio portarli Bello, con me. In parte sono io quello che guida. Io guido il camper e loro guidano me. Io la vedo sempre un po' così. Questo fa parte, ovviamente, delle visioni che noi abbiamo e che soggettivamente diamo alle cose, però Gianna nasce da questo, dal nome congiunto dei miei genitori, quindi è una femmina e come tale ha anche il suo carattere, è delicata, sensibile, dolce, emotiva, gli piace parcheggiare mi nelle piace foreste parcheggiare. o Ah, con le nelle campagne foreste. panorama, dorme volentieri sotto le stelle e guida molto dolce e delicata, non è uno di quei camper aggressivi, no? Che arrivano, non suona quasi mai il clacson, è molto educata. E Molto anche adesso educata. qui non riesco a farti rivedere perché c'è tutta una brandizzazione, come si dice, che è la sua caratterizzazione, per cui è colorata con i colori, tra l'altro, di Amore con il Mondo, che è anche l'associazione partner del progetto che sto realizzando. Io sono presidente, tra l'altro anche tu sei uno dei soci fondatori e quindi sei parte di questo progetto, caro Roby. Qui vediamo E Gianna, quindi ecco, qui si intravede un po' quello che è proprio il suo brand. Il brand intendo i colori di riferimento che rimandano ai colori dell'associazione, quindi il rosso dell'amore, l'azzurro del cielo e il giallo che indica il raggio di sole. In questo caso il raggio non è giallo, è, vabbè, leggermente più. è bianco. Allora, parliamo proprio di questo raggio, parliamo un po' dei viaggi che tu stai facendo con questo camper, perché tra l'altro tu produci anche una serie proprio che è qual è il titolo esatto? Una vita in camper, com'è che è il titolo esatto della serie che si trova su No, YouTube? quello della vita è la vita in campeggio. Io ho una Sì. playlist che sta andando molto forte, tra l'altro, proprio sulla vita in campeggio. Si intitola una roba, io vivo in campeggio. Io anche Poi perché spiego agli amici che ci stanno ascoltando attraverso il podcast, che ci sta vedendo adesso su Radio Raccontiamoci invece in live, che Paolo ha scelto a un certo punto della propria vita di vivere in campeggio, cioè cambiare un po' l'atteggiamento anche verso la vita, quindi molto minimalista, minimalista però in una situazione molto carina, cioè non è che sei in un campeggio molto bello, sono stato sul lago, però con delle spese minime rispetto a quella che è la nostra spesa quotidiana per l'alloggio, per le cose, no? E con altre facoltà, però, perché sei vicino al lago, insomma, sei più a contatto con la natura. E dopo è partita anche questa nuova avventura, cioè dal campeggio ti sei voluto muovere, porti il campeggio con te, con il camper, e hai già iniziato questo tuo viaggio per portare questo raggio di luce da Capopassero a Capo Nord. A Capopassero ci sei già arrivato, cioè sei già sceso fino in Sicilia, giusto? Sei andato fino all'estremo allora, sud no, dell'Italia, quasi, no? io Ho visto solo. tutta la zona sud l'ho fatta proprio il giorno stesso di Capodanno. Il 31 dicembre ero già nelle Marche e il 1º gennaio ero in Sicilia. Ho aspettato 3-4 giorni perché c'era un po' di pioggia e in ogni caso volevo proprio studiare perché, essendo la località di partenza, volevo proprio esplorarla al meglio. Ho fatto parecchi sopralluoghi, vabbè, poi mi sono ovviamente collocato dove c'è l'estremo sud, la punta più a sud della Sicilia. Non è la più a sud d'Italia, che sarebbe geograficamente parlando Lampedusa, però è considerato comunque il punto Sì. più a sud d'Italia. Da una parte il Mar Ionio, dall'altra il Mar Mediterraneo, Isola delle Correnti, Capopassero, Porto Palo di Capopassero. Poi mi sono incontrato con le autorità, col sindaco che mi hanno dato un attestato.
Poi ecco, poi sono venuti parecchi amici, no? Visto che oggi parlavamo anche della spada di luce di San Michele, sì. Roberto, che è un grande esperto, io ecco, non vedo poco nel ritorno. Inquadramela più davanti, ecco così, perfetto, adesso sei inquadrato con la spada. Roberto sa perfettamente di cosa stiamo parlando, giusto? Sì, sì. Quasi, quasi. È una sfera, si chiama Genesa Crystal, però perché ci tengo a presentarla in questo ambito? Perché è stata realizzata da due ragazzi, Simone e Antonella. Simone li realizza proprio a mano, in tre materiali, rame, alluminio, adesso mi sfugge, forse alluminio acciaio, rame, vabbè, ottone, quello che è. Allora, sì, dovrebbe essere realizzata in tre materiali considerati nobili, che sono poi questi tre anelli che io, quindi c'è il bronzo, dovrebbe esserci l'acciaio. Rame acciaio sicuri, scusa, rame alluminio. Rame alluminio, non mi ricordo se acciaio, ottone forse. In questo caso la vedo grigia, quindi probabilmente questa acciaio. Rame. A volte si usa anche l'oro, comunque. È una lega comunque di tre metalli. Quella d'oro non la regali facilmente. E questa sfera contiene dei simboli, sì, chiamini come vuoi, cosmici, astrologici, esoterici, mistici. Uno di questi simboli, il più importante probabilmente, è proprio la M di Michele, e questo chiaramente fa capire che ci si incontra anche in un certo ambito, in una certa ottica e su un certo tipo di cammino. Ne approfitto per salutare Simone e Antonella, perché è stata la prima coppia di persone che ho incontrato in Sicilia, che è venuta spontaneamente di loro iniziativa per portarmi un piccolo dono. Io quando posso cerco di ricambiare, e non sempre, dopo un po' io avevo dietro i miei libri, però ho incontrato tante di quelle persone e sono rimasto senza, non avevo più la possibilità di ricambiare, quindi vabbè, rimane la gratitudine, quella proprio personale, che è comunque molto importante. Vogliamo anche Michele, vedi, tu parlavi dell'arcangelo Michele, di questa potenza, di questa spada anche illuminata, che adesso andremo a parlare Michele, anche di questo rapporto, e abbiamo la Michi invece, abbiamo la Michela che dice il mio nome. La conosci? Sì, è una ascoltatrice, una nostra... Abbiamo anche Jessica, non so amica. Se posso inquadrarla, Jessica, eccola qua, Roberto, la conosci? Ciao Jessica! È una delle tue consulenti, non mi ricordo che un giorno aveva dei problemi tecnici, tra l'altro con Jessica mi ha risolto tutto, difatti anch'io ce l'ho qua, come assistente in caso di problemi con le riprese, con le webcam, c'è lei. In caso di problemi di internet dobbiamo rivolgerci a quelli delle generazioni, delle nuove generazioni, noi noi siamo al limite delle nostre capacità. Noi siamo al limite, siamo ancora quelli che parliamo di dischi, di film, di cose. Siamo nati in un altro periodo. Però parliamo di questa spada di luce. Allora, l'abbiamo evocato, San Michele Arcangelo, parliamo di questo raggio di luce, questa spada di luce che tu porti in giro. Cioè, tu arrivi poi in vari posti e cosa fai? Cosa succede? Parcheggi il camper, aspetti la sera. Allora intanto cerco il posto adatto. Il posto adatto deve essere un luogo buio, significativo, che non è che se c'è vicino una pattumiera non faccio il raggio di luce. Deve essere un luogo rappresentativo. Uno dei più belli, l'hai messo poco fa in copertina, è questo raggio di luce fatto davanti al Museo del Sale di Trapani. C'erano anche delle condizioni, vedi, un po' particolari, si vedono le stelle, le nuvole, insomma, sì, è un effetto grandioso. Questo è un bel raggio di luce in una località anche energeticamente molto rappresentativa, proprio nel cuore delle saline di Trapani. L'ho fatto ad esempio sull'Etna, un raggio di luce un po' limitato perché chiaramente a 2000 metri l'assenza di pulviscolo, di particelle nell'atmosfera non concentrava e non rifrangeva il raggio. L'ho fatto a Capopassero. E lo faccio appunto dove ho questa possibilità. Prima la condizione proprio di luce, poi che sia il più possibile significativo, quindi bello anche l'ambiente, l'ho fatto in mezzo agli ulivi, l'ho fatto davanti all'arco naturale di Palinuro, l'ho fatto sull'Etna e anche ad Agrigento di fronte alla Scala dei Turchi. In quel caso, non potendo accedere col camper, ho tenuto la torcia in mano. Però la novità è che, adesso provo a inquadrartelo,
Vediamo, sì. Io intanto saluto Gioacchino, che ci ascolta e ci vede e dice che ha ricevuto anche uno dei tuoi libri, perché poi Paolo Goglio ha scritto diversi libri molto particolari. Vedi cosa stiamo parlando qua. Ok, questo è il raggio di luce. Ok, aspetta, questo che è il prossimo raggio di luce. È un raggio che mi ha regalato un caro amico. Mm-hmm. Posso menzionarlo perché non è un mio sponsor, anzi in questo caso è proprio un amico, che con questa azienda si chiama NCE Multimedia, loro si occupano di eventi importanti anche di piazza. Mi ha regalato questo faro. Il faro anche a comprarlo costa parecchi soldi. A questo punto ho dovuto dimensionare, qui si intravede un paio di display, e ho dovuto rifare tutto l'impianto del camper. Con una batteria al litio, con un inverter molto potente, e anche in questo caso non ho speso niente perché un carissimo amico si è offerto di farmi tutta la fornitura del camper. Questa è una cosa molto bella, ma non per me che la ricevo, perché si stanno muovendo delle energie molto importanti. Questo Gioacchino, attenzione, mm-hmm, che ha scritto poco fa, ma è un personaggio da leggenda, perché è uno che si è fatto 170 chilometri per venirmi incontro. È arrivato lì, mi ha riempito il camper di salame, di prosciutti, di formaggi, di cose tipiche siciliane, acqua, vino, arance, di tutto. Mi ha invitato a pranzo, mi ha accompagnato per un pezzo e poi ci siamo salutati. Ecco, è una persona che proprio porterò nel cuore per sempre, perché è un grande personaggio e soprattutto permettimi una persona molto autentica. Di raccontare una cosa per chi non ti conosce e cercare di far capire un po' la filosofia che stavi raccontando, che sembra quasi un po' dire: se le cose devono accadere, accadono, bisogna comunque avere questa speranza positiva, questa visione positiva del mondo, e poi in qualche modo arrivano questi aiuti dal cielo, dagli angeli, dall'energia, no? Ognuno mette poi il suo retro culturale, però bisogna vivere un po' con la speranza che anche queste cose accadano, quindi cercare degli obiettivi e poi tutto il resto si mette in marcia intorno piano piano, ed è il dono, no? La nostra capacità di riuscire ad inquadrare, a mettere insieme le cose. La difficoltà sempre è quella dell'obiettivo, quando vogliamo raggiungere qualcosa, quanto questo obiettivo veramente in mezzo è parte della nostra mente e del nostro cuore, ed è lì che si muovono poi tutte le energie che ci permettono di raggiungerlo. Quindi a Capopassero sei arrivato, no? Sì. Abbiamo fatto questa prima parte, tutto documentato, si trova tutto su internet. Io poi ti invito, mandaci i racconti, li pubblichiamo poi anche su Radio Raccontiamoci. Ma adesso c'è la seconda parte, cioè adesso vuoi andare Capo Nord? No, io ho fatto praticamente tutta l'Italia fino all'Umbria, regione per regione, e poi sono rientrato, sia perché dovevo fare in ogni caso la cinghia di distribuzione al camper e non volevo fare chiaramente un esubero di chilometri perché è molto rischioso, sia per rispettare una certa tempistica, sia per ritirare il nuovo raggio di luce. Ora i tempi stringono, perché tra 15 giorni a Capo Nord non ci sarà più la notte. Sai cosa vuol dire? Che non potrò se più l'alba, fare l'alba. Esatto, potrei fare quindi il raggio di luce. Ho 15 giorni di tempo, o arrivo a Capo Nord o mi salta tutto, devo aspettare un anno. Cioè, tu adesso quindi dovresti arrivare a Capo Nord in 15 giorni col camper? Un po' di meno, perché partirò entro il 15 aprile, però io partirò il 4 aprile, quindi dovrò fare una volata. Se vado su Sparato 4-5 giorni comodi, arrivo su 6 con gli imprevisti, 7 prendendomela comoda. A questo punto adesso attraversi anche delle zone. Che percorso fai per arrivare a Capo Nord? L'Europa in questo momento non è tranquilla. Allora, questa è una delle ragioni perché io sto cercando dei contatti sul posto per organizzare un evento, avvisando quantomeno le autorità, perché se io sono in Norvegia, dove stanno facendo l'esercitazione 30.000 soldati della NATO, che spari e vado di luce lì in mezzo a noi speriamo, ecco, nella pace. Io verrei con te, potremmo andiamo a Kiev, però andiamo nel mezzo della guerra e accendiamo il raggio di luce, ci facciamo raggiare dagli altri. Dovrebbe mettersi proprio contrapporsi tra le due forze, non è facile. Sai benissimo che le cose conta l'intento e non tanto il modo, il dove e il come. Essere lì o essere qui, adesso qui noi stiamo veramente attraversando l'Europa, e questo tra l'altro
è un viaggio che io ho iniziato a Capodanno, quindi non era ancora iniziata la guerra, e quindi prescinde un attimo dal messaggio di pace, che è diventato un messaggio aggiunto a quella che era un po' la visione iniziale, che era proprio quello della luce, ispirata alla spada di San Michele Arcangelo, che io ho visto a Torino a settembre, alla Sacra Abbazia in Val di Susa. Proiettavano questo enorme raggio di Abbiamo frizzato Paolino, adesso lo vediamo se riusciamo a recuperare Paolo. Abbiamo un momento di freeze con Paolo Goglio, che la spada, ci sono le energie anche negative, non mica ci sono soltanto le energie positive, si vede che qualcosa arriva a fermare questa spada di luce. Vedete che non è facile. Allora, io se non riesco a recuperare Paolo, che adesso dovrei far rientrare e vedere se riusciamo a riaggiungerlo al nostro streaming, vi do appuntamento a un'altra puntata di questo incontro con un personaggio straordinario che voglio farvi conoscere, proprio che è Paolo Goglio, con questa sua forza, con questo suo continuare a viaggiare e portare un messaggio che è dentro. Cioè, quando si parla della spada di luce di San Michele, è dentro già il messaggio della pace, non è nemmeno da portarlo fuori, ed è una spada che va a frapporsi, come è sempre stato nei secoli, in mezzo alle guerre e le dispute, ma c'è anche chi combatte contro poi la spada di luce, contro la spada di San Michele, altrimenti non avremmo né i santi né gli arcangeli. Allora, diamo appuntamento, così abbiamo iniziato questo nostro racconto su Radio Raccontiamoci con la spada di luce di Paolo Goglio. Questo suo viaggio, pensate, sta per partire per Capo Nord e dovrebbe metterci anche pochi giorni per attraversare l'Europa. Eccolo qua, è ritornato, lo aggiungiamo subito. Eccoti Paolo, ti sei frizzato, ma io intanto ho raccontato, ci sei, ho raccontato un po' della spada di luce, comunque nella spada dell'arcangelo, ci sei, sei in diretta. Qui siamo stati oscurati. sì, ma hai ragione, ci sono anche le forze negative. Allora, qui c'è un saluto ancora. Non escludo che siano finiti i dati della mia scheda SIM, però per fortuna ne ho due. Sono riattivato, insomma, da una parte o dall'altra. Allora ritorniamo al tuo viaggio, mentre io ho spiegato un po' della spada di luce, delle potenze anche dell'arcangelo e del fatto che comunque è dentro, è insito nel raggio di luce anche il portare la pace e dividere i contendenti, e questo serviva la spada infiammata, a dire la verità, di San Michele Arcangelo. Senti, esatto. La spada di luce non ti dice divido la guerra dalla pace, la spada di luce divide la pace dalla pace, perché non esiste più ciò che è guerra, non esiste più ciò che è male, non esiste più ciò che è lato oscuro delle cose. Esatto, si deve comunque, è una spada che arriva, taglia e fa comunque una scissione. Anche a livello interiore indica la separazione, quella che noi, il conflitto, no? Quando io sono in combattimento interiore, combatto, perché magari voglio fare una cosa nel modo giusto e non ho ancora preciso dentro di me il senso della giustizia, il senso della eccetera, della bellezza, quell'obiettivo di cui parlavo prima, che deve essere messo in cuore, mente, sapere veramente quello che desideriamo, quindi togliere tante, averne tante, ma poi bisogna togliere tante cose per capire cosa abbiamo poi dentro in fondo. Ci stavi raccontando di questo viaggio, quindi hai poco tempo per preparare la salita verso Capo Nord. Difatti devo finire gli allestimenti. Ho fatto tutto quello che è l'impianto elettrico, ho fatto un impianto di riscaldamento aggiuntivo. Freddo. Allora io mi sono esercitato per bene a Livigno. A Livigno ho fatto una simulazione, sono sotto a meno 20. Se Livigno è un posto dove puoi esercitarti per Capo Nord. Mi sono allenato, ho collaudato il camper, 20 gradi sotto zero, non ho avuto quasi nessun problema. Ho dormito senza neanche il pigiama, proprio per dirti che stavo al caldo.
E l'unico problema invece che devo affrontare è quello dell'autonomia, quindi autonomia di energetica, quindi non posso, chiaramente devo sempre stare abbastanza a carico col serbatoio del diesel nonostante i costi, e devo stare soprattutto a carico con l'energia elettrica. Ecco perché ho fatto montare un impianto a litio, o meglio, ci ho offerto un mio amico di dimensionare il camper e di montarmi gratuitamente. Io poi ricambio. Ai pannelli solari, sì, cambio, io dico facciamo questa cosa insieme, no? E mi ha montato i pannelli solari e un trasformatore, un inverter e tante piccole cose, che però significa anche poi avere autonomia di riscaldamento, autonomia col frigo, per cui posso portarmi dall'Italia anche un po' di cose. I salami che ti aveva dato Gioacchino, cioè, Gioacchino tu... non sono durati molto. Sono arrivati, non sono arrivati a Capodanno. No, sono arrivati in Puglia, ha fatto Sicilia, Calabria, Basilicata, in Puglia era già, ma è giusto perché era, bisogna mangiarli sul territorio, la cosa bella, no? Quando veramente, e poi il sapore locale, cambia. Tipico, assaggiato esatto. Nel territorio, assolutamente. Il aggiunto e congiunto a tutto. Senti, tu mi fai venire in mente proprio i navigatori solitari, perché dobbiamo dire che poi questa traversata la compi in solitario, però c'è Leone, c'è ancora il... Beh, Leone è un cane giovane, per fortuna è con me. Perché non lo vedo, solitamente lui ha sempre avuto dei cani abbastanza invadenti, no? Perché... No, c'è una ragione ben precisa, in questo momento non lo vedi, altrimenti... era protagonista della Anche perché c'è un altro cagnolino che è Cookie, il cagnolino di Jessica. Quando sono insieme è difficile avere quella meravigliosa pace, no? Che noi chiamiamo silenzio. E quindi, ho capito. Solitaria, hai allenato anche Leone, quindi per al freddo? Il cane non ha bisogno di allenarsi al freddo, perché è un cane di origine randagia. Quindi ha fatto i suoi primi anni di vita senza neanche sapere cos'era una casa riscaldata. Mi sono allenato a guidare, per esempio, ho passato tutta l'estate sugli Appennini e vedevo che facevo fatica, ogni tanto mi fermavo perché mi imbranavo, dicevo niente Paolo, torni giù e la rifai, fin quando fai salita, tornanti, manovre, retromarce, senza più imballarti, senza più incasinare. Non sono un provetto driver, però ho raggiunto un minimo di dimestichezza che mi consente anche quel margine di serenità, altrimenti diventa un problema fare queste cose con strade sconosciute. E comunque è un camper, cioè che ha una dimensione diversa rispetto all'auto, è un mezzo comunque 6 metri e anche grande peso, è alto, è un ingombro diverso. L'altezza ad esempio è un'opzione che noi da automobilisti non siamo abituati, infatti la prima cosa che ho fatto, ho tirato giù una tettoia e lo stesso baricentro è diverso, quindi quando parlavi di curve, di tornanti... In curva arrivo proprio molto molto lentamente, anche perché se arrivo troppo veloce sbarella già tutto, cominciano a volare le cose, i tavoli e il cane. E, no, le curve le piglio con molta attenzione, anche se ogni tanto le cose volano e sbatacchiano, vabbè, fa parte anche dell'esperienza, devo dire. Esatto. Io ancora oggi parto con i finestrini spalancati, i cassetti che ballano, le porte che si aprono e mi dimentico un sacco di cose. E ogni volta dico, devo rispettare un protocollo, non c'è verso, perché c'è la volta che parti di fretta, la volta che parti in ritardo, ci provo. E quindi siamo in partenza, con questa nuova avventura, e poi pianterai anche là la bandiera di Amore per il Mondo, perché altra cosa che fai tu solitamente, c'è la foto con... quello è diciamo un po' il dono diurno, no? Collegarsi proprio all'energia del vento, del cielo. Sì, no, la bandiera di Amore con il Mondo è sempre con me, anzi me ne porterò anche due o tre. Ne ho anche predisposta una internazionale, senza la scritta in italiano. Oh, bellissimo! Universale. Quindi io ti propongo di seguire i tuoi canali, naturalmente, però anche a noi di Radio Raccontiamo ci piacerebbe seguire la tua avventura. Basta che ci mandi magari dei vocali, dei racconti, qualcosa, oppure se hai tempo ci colleghiamo ogni tanto e ci racconti un po'. Il tempo che organizziamo, Roberto, il tempo lo troviamo, io se ho la connessione volentieri. Adesso è il primo aprile, quindi tra poco, venerdì prossimo, non questo, l'altro,
farò la proiezione del raggio di luce a Oggiono, quindi qui, proprio qua. Adesso sono a Oggiono, non sto a farvelo vedere perché non si vede. Sulla sponda del lago, questo lo faremo col patrocinio del comune di Oggiono, e diventa un po' l'ufficializzazione della partenza per questa seconda parte del viaggio da qui a Capo Nord. Probabilmente con gli amici di una radio, l'Ecco FM di Lecco, sarò, sì, poi un bis 2 di aprile proprio a Lecco città, è ancora da definirsi però. Dopodiché partirò, perché in ogni caso devo bruciare i tempi, le tappe, altrimenti perdo la notte e quindi... Sì, perché se sì. Non sei sulla strada, se no ti farei fare una terza tappa qua a Piacenza, la facevamo anche... Siamo dagli Appennini e dal Piacenza. Sono passato da Piacenza, adesso che ci penso, forse addirittura l'altro ieri, perché rientravo da Asti. E vabbè, ero di corsa come sempre, ultimamente purtroppo sono proprio un po' tirato con gli orari. Però, ecco, questo simbolo, ecco, alcuni vedono il simbolo, alcuni vedono la lampada, alcuni vedono uno un po' matto che va in giro ad accendere questa cosa sul camper. Io però l'ho visto perché l'ho fatto a Melzo qualche giorno fa, a parte chiaramente se tu vieni per assistere alla proiezione del raggio di luce, ovviamente vieni predisposto, no? Non è che uno entra, va a vedere una cosa di un certo genere, se non è predisposto. Ma al di là di questo, io dico questo, Robby. Oggi, soprattutto dopo quello che abbiamo passato gli ultimi 2 anni, cioè anche io li ho passati a piangere per la scomparsa di mio padre, per mille altri problemi, per la pandemia che ha bloccato tutti i programmi, tutti i progetti di vita, è andato tutto a rotoli, e vivere senza sapere se posso ripartire, perché devo aspettare, ed è un continuo rimandare, è veramente una cosa molto dolorosa e anche molto difficoltosa da affrontare. Però c'è un attimo, quell'attimo in cui siamo sempre lì, con lo sguardo basso, in cui alziamo la testa, alziamo lo sguardo e lo portiamo al cielo. Questo momento in cui l'umanità intera ha la testa che guarda il pavimento. Voglio sapere chi va in giro oggi così, guardando il cielo e dicendo ringrazio perché comunque sono vivo, ringrazio perché comunque ho quello che ho la presenza, l'affetto, qualunque cosa io abbia, finché sono vivo. Io sono, io ho, e quindi sono in questo preciso stato dell'essere. Un attimo, quell'attimo in cui noi accendiamo questo raggio di luce, chi è lì presente, anche se solamente lo guardi adesso nelle immagini, tu elevi il tuo pensiero, perché elevi il tuo sguardo, lo porti al cielo, non puoi non accorgerti che sopra di te c'è il cielo, che magari in quel momento ci sono anche le stelle, la luna, le nuvole, e in quell'attimo... può essere un minuto, 5 minuti, non lo tengo acceso molto, il raggio di luce è un po' problematico. L'altro giorno, un po' maldestramente, in poche parole, ho bruciato una coperta, gli ho fatto un buco così, perché il raggio è un raggio molto potente, mi fa molta attenzione, maneggiarlo con cura, lo tengo acceso 5-10 minuti, però questi 5-10 minuti rappresentano tante cose, il collegamento tra la terra e il cielo, ma non solamente del raggio che parte dal basso e va verso l'alto. Quando il nostro sguardo si collega a questa visione, i nostri pensieri, quello che noi siamo si proietta verso l'alto, e quindi si collega anche dal punto di vista energetico a qualcosa che è molto vicino al principio del raggio stesso, no? Il raggio di luce illumina l'oscurità. L'umanità è in una fase oscura, buia, è come accendere un faro, certo, quando sei nel mare in tempesta. Sto annegando, sono disorientato, sono alla deriva, però il faro mi dice che la rotta è lì. Poco importa se è lontana, perché quantomeno io so dove andare. E se la rotta è una rotta di luce, ma vai sicuro che l'umanità intera entra in una rotta di luce. Non è questo il momento. L'umanità è nella fase di disorientamento enorme, tra l'altro per una persona bruciata, due che siano, che si pestano tra di loro, abbiamo milioni e milioni e milioni e miliardi di persone comunque presenti, centrati e orientati non solo nella pace, ma anche in tutte quelle che sono le tradizionali migliori qualità dell'uomo, la solidarietà innanzitutto, l'assistenzialità, la condivisione, il piacere sociale, il modo di vivere e condividere in un mondo di un certo tipo. Poi dietro basta un pazzoide da una parte
è uno che lo provoca dall'altro, e purtroppo succedono queste cose. Manca tanto, la storia dell'equilibrio, no? È proprio sì, una centratura. A combattere, a sputare il sangue, a perdere i genitori, i figli, a perdere le membership, la parte proprio diciamo distruttiva della guerra la fa comunque poi l'uomo semplice, non la fanno questi che pensano di diventare i nuovi zar, nuovi qualsiasi cosa, nuovi qualsiasi presa di potere e di ideologia per tutti. Comunque, io mentre tu parlavi di queste cose mi veniva in mente un angelo di riferimento per la luce, anzi due effettivamente, uno è Raffaele, è un altro arcangelo che ci indica sempre con un piccolo lumicino qualcosa che può succedere, anche se la luna è buia, anche se in quel momento la notte è scura, perché non è una notte di luna, c'è una piccola luce, bisogna però aprire gli occhi, cercare di guardarla, cercare di trovarla. E un altro angelo che è Elemia, che proprio come il tuo raggio di luce dice sì, dalla terra, però bisogna cercare di salire sempre, sullo sguardo va portato, come dicevi tu, in alto, non guardiamo verso il basso, eleviamoci, cioè, anche se siamo formiche cerchiamo un po' di volare, di lanciarsi verso l'alto. Siamo noi plebei, mi scrivono che ci rimettiamo nelle guerre, ok. Va bene, la nostra Miki che vedi ci segue non attentamente. Siamo noi, sono altri quelli che le fanno, e noi siamo quelli certo, che noi ci sentiamo parte dell'umanità, perché questo è, e diventiamo un po' il riflesso non positivo di tutto di questo. Però io sfido chiunque a guardare, non c'è bisogno del raggio di luce, guardate non il sole perché vi abbagliate, guardate il cielo. Beh, io sono per il provate, usate gli occhiali, guardate il cielo azzurro, ma anche no, quando non è azzurro, guardate anche se non è azzurro, provate a guardare in alto, a pensare a qualcosa di brutto, è difficile, è assolutamente difficile. Vero. Pensate a qualcosa di brutto, automaticamente abbassate la testa, se la rialzate non ci riuscite, perché il pensiero quando è elevato non entra neanche nella spirale delle cose brutte. Ecco perché noi parliamo di basso, di alto, di cose brutte, di cose belle, di cose eccetera. Io una fisica molto semplice, proprio è difficile pensare a una cosa brutta mentre sto guardando in alto. Una meditazione che piace fare al mattino, che è stato a volte anche criticato, ma proprio questa di lanciarsi verso l'alto, guardare l'alto, il cielo, l'immenso, ma anche il soffitto. In questo momento sto guardando un soffitto, tra l'altro anche bianco, però da lì prendere e dire mi illumino comunque d'immenso, ma l'immenso si illumina di me, c'è questa compenetrazione tra noi e l'essere, il tutto, no? E diventiamo piccolini e diventiamo grandi allo stesso tempo, siamo dentro, perché siamo qua. Senti Paolo, ci sentiamo quindi per la partenza, mandaci un filmato, qualcosa, adesso vediamo, poi ci sentiamo anche per collegarci, vediamo sul giorno, potremmo magari fare qualcosa, e poi io spero di seguire il tuo viaggio, a cui non dico niente, ma che il raggio sia con te, come guerra stellare, è bello anche usare queste cose, no? C'è una forza, no? Tu sei poi un cineasta, un regista, quindi... il paragone o l'usare anche il linguaggio cinematografico penso che faccia a caso, perché bisogna anche riuscire a ridurre le cose a livello umano, no? Quando uno bisogna riuscire ad avere ironia su tutto. Da una parte c'è l'azione, devi guidare, proiettare il raggio di luce, che è tutto un discorso anche personale, per me è molto importante, però io poi devo anche realizzare, è la cosa più importante, quindi le immagini, il film. Quindi io mentre faccio tutto questo realizzo un film e realizzo anche dei video che sto pubblicando settimanalmente su YouTube, anzi sto dando quasi la priorità ai social rispetto al film stesso, perché il film sarà una cosa episodica, la proietti una volta, la vedono 100-200 persone, i social ho visto che riescono a raggiungere moltissime persone, quindi a condividere, tra l'altro senza biglietto d'ingresso, senza, quindi è proprio una condivisione molto spontanea e autentica, e quindi c'è questo tipo di impegno che non è un impegno da poco, perché realizzare le immagini in alcune condizioni significa anche però poter tramandare l'immagine che hai proiettato poco fa, è chiaramente una fotografia notturna, per fare quell'immagine mi va via quasi 30-40 minuti di posa fotografica, una cosa anche molto laboriosa. Però noi otteniamo qualcosa, questo qualcosa rimane, e soprattutto lo possiamo tramandare, perché noi le immagini e i video oggi sono degli strumenti
di comune condivisione che ci consentono quindi di portare il raggio non solo da qui a Caponaro, ma mentre lo facciamo di portarlo a tutti e di poterlo convivere e condividere con tutti, a prescindere da dove e quando, come e perché. Ok, lo faremo a Piacenza. Adesso organizziamolo, facciamo, facciamo sugli Appennini, Piacenza. Perché poi dobbiamo fare anche una puntata. Mi devi spiegare cosa hai trovato sugli Appennini, ma ne parleremo. Che riguarda invece più il camper, proprio più il fattore. Sì, qui parliamo di quello. Va bene. Ok, ci sentiamo, quindi diamo un prossimo appuntamento. Sì, ne data, adesso non mettiamo la data, ma sicuramente Paolo. Allora, nel momento giusto. Ci coordiniamo. Grazie Paolino di essere stato con noi, di averci raccontato, e grazie anche per portare questo raggio. Poi siamo tutti in questo viaggio, sei solitario, ma non sei da solo. Grazie Roby, ciao a tutti.